Com'è cambiato il lavoro delle donne negli ultimi anni? Come ha inciso la crisi economica? Come sono mutati i rapporti tra i sessi? Queste ed altre domande sono state al centro di un convegno organizzato dal Coordinamento Donne della CISL di Milano. Credo che nel mondo del lavoro le donne abbiano ancora qualche difficoltà dovuta comunque magari alla crisi odierna, ma anche perché il mondo del lavoro è stato concepito come un mondo per gli uomini e quindi le donne sono entrate in questo mondo e si sono dovute adattare. Ora chiedono attraverso anche l'esplicitazione dei problemi che si trovano ad affrontare, chiedono che questo mondo del lavoro, questa organizzazione del lavoro dia delle risposte alle loro esigenze sia lavorative che anche affettive, creando quello che il mondo anglosassone dice work-life balance in modo concreto, dando risposte concrete. Sul tema si sono confrontati sindacalisti, lavoratrici, rappresentanti dell'associazionismo e studiosi. Adesso con la crisi la posizione delle donne apparentemente, almeno dal punto di vista dei numeri, non è cambiata, anzi le donne hanno avuto qualche minimo miglioramento nei numeri, però certamente sono messe in crisi alcune soluzioni che pur essendo fondamentali per le donne, tipo il lavoro part-time o il lavoro autonomo, che sono le aree di lavoro che sono state più penalizzate dal punto di vista dei redditi familiari, perché ormai un lavoro part-time non regge più se il compagno ha perso il lavoro. E quindi sicuramente si sono viste delle situazioni di fragilità su cui bisogna dare delle risposte, però diciamo che come trend di lungo periodo in qualche modo le donne stanno portando nel lavoro, nel mercato del lavoro e nelle aziende un modo di delle esigenze, dei bisogni, dei desideri che sono un po' per tutti e che non hanno più niente a che fare con il vecchio modo di lavorare, il vecchio modello fordista e anche il vecchio modello di rappresentanza. Il sindacato è chiamato a dare risposte ai problemi e alle domande delle donne. Penso che il sindacato, di fronte a questa atomizzazione del mondo del lavoro, i problemi delle donne che emergono, il lavoro indipendente, debba sempre di più, partendo dai lavoratori, arrivare a delle proposte invece che siano il più possibile universali. Questo vale per esempio per la maternità, che non è solo un diritto delle lavoratrici, è un diritto di tutte le donne. Questo deve valere per esempio per il lavoro, che adesso nelle sue varie forme non sempre è tutelato, quindi forme di ammortizzatori sociali che non riguardano solo le fabbriche, le imprese, ma anche i lavoratori dipendenti, proposte di mutualismo nuove, che anche questo riguardino l'insieme delle categorie. Per esempio i pensionati potrebbero fare una proposta di mutualità per tutti gli anziani che hanno dei seri problemi oggi di non autosufficienza perché aumenta costantemente l'età.